tutti e bentornati in questo nuovo video. Sono TonyGamer17. Ragazzi, oggi vi spiego come inserire quei tipi di filtri che vedete sempre nelle live. Ad esempio, quel filtro in scorrimento che dice benvenuto nella mia live, oppure seguimi, donami e cose così. È una cosa semplicissima, una procedura facilissima. E nel titolo sì, ho scritto Streamlabs e OBS, quindi in pochi minuti vi insegnerò come inserirlo. Allora, innanzitutto andate a scaricare un'applicazione di nome, aspettate, H2R Graphics. Eccola qua, la troverete online, su internet, su qualsiasi browser, la scaricate. È un'applicazione semplicissima. Allora, cosa bisogna fare? Allora, cominciamo a noi. Io ad esempio aspettate, adesso vi faccio vedere meglio. Ok, bene, ecco qua, come potete vedere li conoscete già, però, e adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, vediamo un attimo su Ticker. Allora, bisogna prima fare Chroma e poi Show per vedere. Ok, ecco, come potete vedere c'è la barra sotto in scorrimento, il filtro. Quindi, uno, vi insegno come aggiungere questi colori, le scritte e tutto. Due, vi insegno soprattutto come rimuovere questo schermo verde. E tre, mi raccomando, tenete sempre aperta questa scheda. Se fate così, si blocca e è inutile tenerla là sotto. Quindi fate così. Ok, adesso andiamo su Streamlabs. Ok, su Streamlabs, questa scheda la devo mettere qui. Va bene. Allora, andate su aggiungi una nuova sorgente, aggiungi una fonte, quindi acquisizione finestra, aggiungi sorgente, eccolo qua, e su Chroma, eccolo qui, e fatto. Ok, andate qui sopra. Okay. Filtri, edit filter, più chiave cromatica, fatto, eccolo qua. E lo inserisco qui, ok? E lo blocco, perfetto. Abbiamo finito su Streamlabs. Lo stesso procedimento anche su OBS. Quindi, su OBS. Ecco, su OBS. Ecco, cattura la finestra. Quindi io adesso... Sì, esatto. Più. Cattura la finestra. Ok. Chroma. Ok. Dove sono i filtri? Più. Chiave Chroma. Ok, chiudi, fatto, semplice. Quindi ragazzi, se vi piace come vi ho spiegato come inserire questo filtro, lasciate like, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando seguitemi anche su Twitch, perché ogni sera streamiamo qualsiasi cosa. Ma qualsiasi cosa. Io streamo CSGO, Rust, Warzone. Ma Warzone ormai possiamo anche abbandonarlo, perché mi sta piacendo di più CSGO. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ciao.